17 febbraio 1977. Durante un comizio alla Sapienza di Roma, il segretario della CGIL, Luciano Lama, viene violentemente contestato da un gruppo di giovani militanti dei circoli proletari. Già dalla prima mattina, i contestatori hanno appeso sul piazzale un fantoccio di polistirolo che rappresenta Lama e striscioni denigratori. Che roba, contessa! Durante il comizio, il clima già teso si surriscalda e iniziano le cariche fra il servizio d'ordine del sindacato e i ragazzi del movimento. L'episodio è emblematico della rottura avvenuta fra il mondo ortodosso del sindacato e del Partito Comunista Italiano e quello magmatico della creatività obbligatoria rappresentata dai gruppi di sinistra extraparlamentare. In questo momento il sindacato si trova